Questo è un appuntamento fondamentale per il comparto delle costruzioni perché ci consente di mettere a fuoco quello che è avvenuto nell'anno precedente e quale deve essere la direzione per la quale noi dobbiamo muoverci nell'anno in corso, quindi quali sono le problematiche e come queste problematiche vanno affrontate. Il comparto rappresentato da Federcostruzioni, quindi tutta la filiera delle costruzioni, ha raggiunto nel 2023 un risultato soddisfacente perché siamo praticamente con una crescita rispetto all'anno precedente di circa il 4,4% al netto dell'inflazione. Quindi con 624 miliardi abbiamo una produzione soddisfacente. Chiaramente è stato anche dal punto di vista occupazionale un dato che ha portato risultati con una crescita di occupati del 2,5%, siamo a 3 milioni e 100 mila occupati. L'attuale situazione però ci porta invece nell'anno in corso a prevedere un contenimento di quella che è la nostra produzione di circa il 4,4%. È evidente che cosa pesano oggi? Pesa la situazione geopolitica, pesa molto il costo dell'energia, che da noi è molto più alto rispetto agli altri competitor europei, cioè noi paghiamo 128 euro megawattore, mentre in Spagna, Francia, Germania i costi sono molto più bassi, quindi questo pesa molto anche per la filiera produttiva e ovviamente poi di conseguenza si va a ribaltare questo maggior costo su tutta la nostra filiera industriale. È chiaro che oggi noi abbiamo di fronte una serie di impegni. Da una parte il PNRR che deve essere portato a termine in tempi brevi perché termina il 2026. Immaginare anche quello che ci sarà dopo il PNRR, quindi da parte nostra c'è un monitoraggio di quella che è la spesa e sono dati che adesso io illustrerò, che a giugno è arrivata a circa 51,4 miliardi e che quindi va monitorata affinché tutti quelli che possono essere gli ostacoli burocratici vengano a essere rimossi. Dall'altra parte c'è la direttiva Green che ci impone di dover riqualificare dal punto di vista energetico il nostro patrimonio immobiliare, un nostro patrimonio che si trova in condizioni dal punto di vista energetico sicuramente peggiori rispetto agli altri competitor europei. Da noi abbiamo in classe FG circa il 73% del nostro patrimonio immobiliare residenziale che è di 12,2 milioni di fabbricati. Quindi ovviamente senza un piano di investimenti per poter affrontare questa ulteriore sfida, noi non potremo mai raggiungere gli obiettivi che ci chiede l'Europa. Dall'altra parte, per quella che è il processo di decarbonizzazione che investe molto la nostra filiera industriale, noi siamo d'accordo con quello che poi è un po' il piano Draghi, no? È stato messo a punto dalla Commissione europea, cioè non dobbiamo far sì che quella che è una condizione ideologica vada a condizionare il nostro tessuto industriale. Bisogna trovare ovviamente il giusto compromesso affinché si raggiungano gli obiettivi europei, ma allo stesso tempo venga salvaguardata il nostro tessuto industriale. Thank you.